Passiamo la vita a cercare di andare d'accordo, a cercare di imporre agli altri la nostra verità. E vorremmo che la nostra verità fosse l'unica ad avere il diritto di esistere. Facciamo branco con chi la pensa allo stesso modo ed escludiamo chi non lo fa. Ma la cosa più eccitante e creativa del genere umano, quello che da solo ci concede una speranza per il futuro, è proprio il disaccordo, lo scontro tra opinioni diverse, tra culture diverse, tra diverse visioni di ciò che è giusto e di ciò che non lo è, di ciò che è accettabile e di ciò che non è accettabile, di quello che è lecito e di quello che non è lecito, del morale e dell'immorale, e così via. A me, un mondo fatto di armonia e di consenso tra tutti, puzza. Puzza maledettamente di assolutismo, e l'idea di rendere tutti uniformi, tutti uguali, è mortale, perché se davvero ci fosse armonia e consenso, che bisogno ci sarebbe di tante persone sulla terra? Ne basterebbe una sola. Lui, lei, avrebbe tutto ciò che è necessario, tutta la saggezza, il bello, il buono, il saggio, l'unica verità. Noi abbiamo certamente il dovere di essere morali, ma anche disperatamente il bisogno di essere realisti. Dobbiamo riconsiderare la diversità nel modo di essere donna e uomo come incurabile e necessaria. La diversità, qualunque sia, di fede, di gusti sessuali, di razza, è la ragione stessa della nostra esistenza. Anziché condannare il diverso, dovremmo ringraziarlo, perché è grazie a lui se noi esistiamo. È nostro dovere oggi più che mai, perché l'odio sta ricominciando a bussare alla nostra finestra. È quello di impedire che la mentalità collettiva di ogni popolo possa essere traviata e forgiata ingiustamente, per farla giungere alla conclusione che il problema sono gli altri. Con il passare del tempo, sembra che quelle immagini in bianco e nero si stiano sbiadendo nella nostra memoria. Non bisogna scordarsi infatti che è stato l'uomo, per pura sete di potere, per avidità, per vanità, per cattiveria, per imporsi sugli altri, per imporre le proprie idee, per imporre la propria verità, che ha tolto ogni diritto a un suo simile, è stato l'uomo, non qualcun altro. Oggi la memoria, posso studiarla a scuola, posso leggerla sui libri, posso anche vederla nei film, ma nulla regge il confronto con il camminare dentro quei campi. Rendersi conto che ci sono edifici ripudiati dal tempo, alberi spogli e passibili lungo quei viali di morte, che sono rimasti lì per testimoniare i crimini dell'umanità, tutti immobile e indifferente. Dinanzi al dolore, davanti a quei fili spinati che hanno ferito tante persone. E allora, cosa posso provare di fronte a una cosa talmente più grande di me, se non paura? Quella paura che ti opprime, che ti crea un macigno nel petto, ti fa pensare che ogni uomo è importante. È qui che parte la mia missione, per non dimenticare. Parte dalla conoscenza, dalla necessità di condividere quello che ho vissuto. Credo che l'umanità intera debba ricordare e cambiare, porgendo una mano agli altri invece che imporla. Io sono una persona che attraverso le parole di Primo Levi, anni dopo la mia tragedia personale, siccome io ero una ragazzina disperata, confusa, molto semplice, e si è trovata in una situazione così più grande di lei, che ho dovuto leggere anni dopo cosa aveva scritto Primo Levi parlando del male altrui. Allora, quello stupore di cui lui parla è che era il mio, ma io non avevo trovato le parole per capire in un italiano in cui indicibile è
l'aggettivo che si usa per descrivere Auschwitz, io non avevo trovato dentro di me, nella mia semplicità, nella mia disperazione di allora, le parole per dirlo. Io confusamente capivo che ero sbalordita di vedere intorno a me quell'orrore organizzato, quell'odio che io combatto da sempre, quell'odio diventato pratica dell'odio in tutte le sue facce, in tutte le sue forme, ma non ero in grado dentro di me di spiegarmi fino in fondo perché ero stata espulsa, perché ero stata arrestata, perché ero fuggita e respinta, perché mi ero trovata a vedere i polsi di mio padre con le manette, laureato alla Bocconi, perché dovevo essere io quella rapata, tatuata, vestita a righe, operaia schiava, perché? Questo perché rimaneva sospeso e non volevo essere amica di nessuno, non volevo legarmi più a nessuno dopo che avevo lasciato tutto, lo strappo, la casa, un gatto, poi più tardi i nonni, mio padre, un quaderno, un vestito, non avere nulla. E perché? Perché intorno a me dovevo vedere quello che vedevo? Ho dovuto leggere poi, anni dopo, le parole per dirlo. Le aveva trovate, pur nell'indicibile, Primo Levi. Io mi ricordo quando sono tornata a Milano, la mia città, com'era difficile cercare confusamente, così come ero io quattordicenne, a parlare o voler spiegare che cos'era stato Auschwitz e trovare che le persone, anche quelle più buone, anche quelle che mi volevano bene, parliamo d'altro, basta, andiamo fuori e compriamo un vestito. Compriamo un vestito? No, me ne hai già dato uno invece degli stracci. No, ma non devi avere due, tre, quattro, cinque. Ho taciuto. Ho cominciato a tacere prestissimo, i primi giorni dopo il mio ritorno. Ho cominciato a tacere tenendo per me gelosamente quelle visioni che avevo avuto, quegli orrori che avevo visto, perché nessuno in realtà li voleva ascoltare. Fare sempre la scelta. Nella scelta, che può essere semplicissima, che può essere istintiva, che può essere una cosa di tutti i giorni, che può non avere nessuna importanza lì per lì, ecco che nasce l'uomo o la donna che sanno scegliere. E quelli che scelgono nella vita vivranno in modo più scomodo, avranno nelle loro coscienze questo impulso alla scelta che non permetterà di voltarsi dall'altra parte, di essere indifferenti. Ti hanno portato via dalla scuola, mie compagne di allora di via Ruffini? Come mai non ti abbiamo più visto? Ma invece quelle tre famiglie che fecero la scelta, che continuarono a farmi telefonare dalle loro bambine e che siamo rimaste amiche tutta la vita, fecero la scelta, perché era meglio lasciarla stare, quella bambina ebrea, non c'era bisogno di invitarla a casa, poi la gente parla.
E questa scelta io la onoro moltissimo. Byłam wtedy uczennicą szkoły podstawowej, kiedy już władze zgodziły się na to, żeby się nauka rozpoczęła w szkole. Moje koleżanki Żydówki już się nie pojawiły. Niemcy całkowicie zabronili młodzieży żydowskiej uczyć się. Te małe racje żywnościowe, jakie mieli Żydzi, łatwo sobie wyobrazić, że tam panował głód i choroby. Prosiła, żeby przez kilkanaście dni w naszym mieszkaniu ukryć, przechować 13-letnią dziewczynkę Miri. Wyobraźcie sobie, 13-letnia dziewczynka, całkowicie sama, pozbawiona rodziny, żyjąca w ustawicznym strachu. Bała się Niemców, bała się ludzi złych, bała się deszczu, który kiedy padał, wlewał się do tego pomieszczenia, gdzie ona na ziemi spała. Musieliśmy robić wszystko, żeby ta rodzina nie wiedziała, że z nami w naszym jednym w tej chwili pokoju ukrywa się, przebywa Miri. Gdzieś na zewnątrz byliśmy w domu w trójkę, moja siostra Urszula, Miri i ja. Z mieszkania zadźwięczał dzwonek, otworzyli sąsiedzi i bezpośrednio do naszego pokoju weszło trzech niemieckich policjantów. W końcu w ich rodzinnym mieście niezwykle trudno wrócić do normalnego życia. A w jednym z ostatnich dni pobytu zostałam poproszona do Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie. Tam na bardzo przejmującej uroczystości został mi wręczony dyplom i medal, który odebrałam w imieniu mojej już nieżyjącej matki, nieżyjącej siostry i swoim własnym. Uno dei ultimi giorni di soggiorno in Israele, la signora è stata invitata al suo Yad Vashem, una cerimonia molto toccante, molto commovente quando lei riceve una diploma, una medaglia, dove è giusto il nome di tutta la famiglia, come sua sorella, mamma e lei stessa. Nie wiem, w jaki sposób to mogliby zobaczyć, oglądać, czy... Są to medale, bo stary diploma oryginalny. Tak, i tu jest medal. I to jest medalia.